fuori chioma? Sì. Ma chi ha perso? No, non è l'user final, forse è semi final, perché deve, è in user final che esce dalla fine del final, giusto? Sì. Adesso. Ciao Effi! A posto. Calmari. Keep calm. Parte subito. Il bambino che faceva a Riegel, come hanno soprannominato dall'altra parte dello stage. Ha già fatto una pitch, l'ha buttata fuori, quella di Cadley. Sì, che oggi ha fatto una run incredibile. Minchia, sì. Ok. Subito Ravanellos, no? Latino. E niente, allora in realtà non vedi come sia il matchup. In teoria fa schifo per Ness perché Peach è broken. Non so se hai avuto il dispiacere di affrontare una Peach. Mi ha buttato fuori i cabri. Allora hai avuto il dispiacere di giocare contro una Peach. Sì, e mi ha pullato anche la bomba. No, due volte la bomba e una volta la Saturn, si chiama. Che culo. Capito? Quattro chiami. Comunque niente. Qua lo io killa ostico. Esattamente. Tra l'altro è vero, possiamo anche fare il trick. Sì. Per vedere la scherma intera. Giusto. C'hai tu il mouse. Ok, perfetto. Posso. Bam. Vuole andare a colpire, va con le mani avvicinate fino avanti. Okay. Bella la trade che porterà la situazione in parità. Pick and fire in aria, spermatozo. E va Mary Poppins. Esatto. Drop di Randy Orton. Ok, side B per provare a recuperare. Vabbè, però 103, cioè, ma almeno è tornata on stage. In realtà poteva essere molto peggio. 103 con pitch è sempre molto relativo, perché se ti colpisce una rapa ti fa 0,70. Quindi sì. Ho notato che ti fa 0,70. Tra l'altro, se sei fortunato. Se sei sfortunato muori direttamente. Se sei fortunato è. Guarda questa roba qua. Con il Totorina, ok. Cerca la B per non farlo recuperare. Sberlina. Ok. Questo cos'è? Buono. Ok, bella il colpo di culo. Rapa per non farlo recuperare e va con la B. Forza, sono anche cazzato. Io non sono bravo nel commento tecnico. Okay. Devi farlo tu il commento tecnico. Io mi riesco a tornare al centro. Tutta la rapa? Il Ravanello, perdono. No, in realtà è una rapa. È una rapa? Si chiama turnip in inglese. Bella, è una rapa. Bella quella rapa. Vediamo come va in protezione. Bello. Il counter giustamente punisce la recovery. Yes, però fair drag down, back throw. La presa illegale. Molto illegale. È una doppia sbella del GBT. Bello quando ci dà la combo. Va bella Gabri. Cerca il sugo, cercando di fare subito la kill. No, qua riesce malissimo il recovery. Un centimetro, ma purtroppo Peach una volta che ha tirato fuori l'ombrellino non si chiama più. Non è SNES. Peccato. Peccato perché è molto brutta, con la morte è immeritata anche. Aspetta. E questo è il microfono. Sì? Non bestemmio più. No, vabbè, proprio quelle puoi farle. No, cosa? Sì, no. Ok, perfetto, siamo tornati. Secondo te riusciamo a fare da... Dipende. Sono ripartiti. Dipende da quanto tempo abbiamo contro tempo Gabri. Riccardo. Nel frattempo che ci mettiamo in full screen, vediamo lo sconto. Al massimo che ci lasciamo solo una postazione, così dobbiamo anche sbaraccare tutto. Vediamo allora. Rimettere a posto. Cade a vedere quanto tempo passa per mangiare. Ok, qua bello comunque subito a grab. Con la rapa. Li ha rubati. Il bambino ruba le rape.
che fai, che non è assolutamente la moto più fastidiosa. Non pensavo che il magnete si ciucciasse sì. il counter di Peach. Che mossa incredibile, invece... però. Cioè, hai visto quanto si è recuperato? Sì, 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 no, ma è normale, cioè. Perché praticamente è in base alla potenza certo, del proiettile. Per quindi quello. Oh, è morto. Sì. Sì, 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 qua, bravo, Gabri. E sfrutta la rapa per abbreviare la hitbox di Ness. Ah, con Ness scende... Madonna mia. Incredibile, comunque, perché... Paul, cioè, scende sempre alla perfezione, cioè è assurdo da quel punto di vista. Scende e ha quel recovery proprio sempre giusto, non sbaglia praticamente mai. Assurdo, cioè proprio ha preso le misure super al PG. Diamo la presa e non chiuda perché deve essere reversata, giusto? Oh. Bella il la combo, attenzione. Fair, giusto quello. Fairs, quello. È un... Ok, va a colpire. Sempre con gli arcobaleni. Sempre con colpi di culetto. Contro lo yo-yo, perché gli stava sul cazzo lo yo-yo. Esatto. No, che rischio che si prende qua. Bravissimo a dare via col fail e a usare i piedini anime per ribaltare la situation. Però fa quella grab reverse. Come si chiama... Il nome tecnico della grab di pivot grab. Ok. Quando ti giri e fai la presa. Pivot grab. No, troppo cioè, troppo. Peccato perché secondo me un bel recupero. Ora 2-1. Gabri Fortive ha la partita tranquillamente il fatto è che buona. Lasciamo Paul, però Paul è reverse. Bravo a ladrare le partite con Ness. Vediamo se ladrare. Sarà uno di quei casi. Sì, le ladra. Pick fire. Qua giustamente la tecnica di prima, si guardano per un secondo e poi decidono di riprendersi a sberle. Dal colpo di Kunz, però entrambi hanno una mossa molto simile, che dovrebbe essere il fair a terra. Chi cioè entrambi final? Chi vince contro, come si chiama? Sì, il ragazzo con Baio. Sì. Ok, perfetto. I piedini anime, tutta la sberla for la kill, mazza da golf, picker fires. Attenzione, un po' di cliccate. No, lol. Continuano a cliccare i nostri eroi. Smash moment perché si dovevano colpire, ma ok. Side B, per andare nel colpo di Q. Qui aspetta tantissimo, fa bene. Ma la cosa migliore che può fare appunto è buttarlo a legge e da lì vediamo se comunque ne guadagna qualcosa o se Gabby l'ha ucciso con FT. Sì. Ha fatto uno sgambetto. E qua. Oh, la prende al volo. Sì. E poi. Però il problema è che devi uscire da questo ora. No, esce. Guarda. È un pazzo. È un pazzo, non gliene può fregare niente. Ha fatto la cosa più folle, ma allo stesso tempo più geniale che poteva fare per uscirne. La cosa che ha aspettata. Peccato più perché l'ha preso. Grab, raffetta. Rollatino. Oh, bello. Attenzione. Non trova il PK flash. Ci riprova. Non dovrebbe ucciderlo. No, non lo uccide. È Peach. Left throw ti uccide solo se sei proprio al bordo. Poi. Beh. È una cosa molto lenta. E soprattutto qualunque cosa la chiappa ora lo ammazza. Sì, esatto. Però deve trovare... Vabbè, nel frattempo però comunque ha... Ecco, guarda che potrebbe essere la kill. Ecco qua, infatti. Quando la Samos appice... mettono le mani davanti e sparano. Hanno un attacco molto simile. È molto fastidioso oltretutto, perché essendo un'aura non puoi andare in precedenza. Molto sì. Spesso poi se lo fai a una certa distanza quello di Peach ti attraversa pure lo scudo. Ma che vogliamo di più? Nel frattempo aggiorniamo il nostro tabellone. 1-1, palla al centro. È uno scotto sicuramente combattutissimo. Ricordi il primo update prima, se no gli lascia zero. Che lo scuro. Perfetto, bravissimo. È sicuramente una parità non combattuta di più. Sì. Perché siamo comunque alle 7 di sera. Siamo alle 7 di sera, infatti.
La stanchezza comincia a farsi sentire ed è sicuramente anche parte di quegli errori che ogni tot si vedono e che vanno a giocarti, a farti giocare anche il match per il momento. Sì. Però ci sta, è giusto. La stanchezza è parte integrante del torneo. Ed è quella che non si può stare. La sentiamo nei commenti, figurati se non la sentono allora che stanno giocando. Bene. Scelgono di fare un po' di selezione della, musicale, okay. Della musica, la parte più importante del counter pick di Smash. Sì. E beh, devi avere la giusta musica per poterti gasare. Infatti, come fai a giocare? Come fanno a giocare senza audio? È molto fastidioso. Alcuni ci riescono perché vogliono sentire il rumore intorno. Altri, ad esempio, tipo molti top player giocano senza cuffie quando sono in streaming, on stage, perché vogliono sentire la folla. Mamma mia. Oh, vanno su. E Small Battlefield, mettendo una delle host più sugo, che tu non puoi sentire ovviamente, però una delle host più sugo abbia mai visto. Che è una host è un matchup che si è visto anche Piausis. Fin troppo questo comunque. È un matchup che si è visto anche fin troppo spesso in questo torneo in streaming. È vero, ma i player forti sono quelli. Dobbiamo tenerceli. Attenzione, le sclicate, eccoci qua. Subito con le sberle dell'arcobaleno. Eccoci. Oh, Bear, dash attack, connette, non trova la platform tech chase. Va sulla rapa, doppia rapetta, per cercare di potersi in vantaggio. Quella con l'occhiolino fa molti danni. Sì? Perché ce ne sono i quattro tipi. C'è quella normale, che è quella assorbente. Poi c'è, si chiama Dot Eye, che ha praticamente gli occhi sono tipo dei puntini e basta, che fa un po' un po' di danni. Bello, fa il counter nel frattempo. Poi c'è Winkle, che è il tipo quella che ti fa l'occhiolino, che fa un po', cioè molti danni. E poi vabbè, c'è la Stitch, che è rotta tipo a shot. Ah. La Stitch è quella tutta raggranzita. Che comunque è un pull abbastanza raro, immagino. Nel frattempo Super fa un 107, però deve morire di rapa. Riesce a riaggrapparsi Paul, vediamo un po' se... No. Comunque, però da questo 180 riesce a ricavarne qualcosa, perché è vero che in questo gioco... Stavo per dire, sì. È vero che in questo gioco avere tanta percentuale significa morire, ma la range in questo gioco fa tantissimo. Il personaggio giusto, è il personaggio giusto, con tanta range ti uccide Alzbol, già al 70 muori. Sì. Da un setup. Quindi, insomma... Ha seguito un'ottima tech al muro. Ma di niente, ma non colpiscono di nuovo di rapa. Ah, la può assorbire giustamente. Certo, sì, si può mangiare le rape. Che bambino, le ruba le smaggi. Oh. Prendi due frame di crepamento al suo, alla legge. Un pazzo. E Gabri sembra aver già preso le misure. E ha trovato il suo ritmo. Sì. Infatti. Sta faticando molto poi. Già dall'inizio partita sta impostando il suo ritmo di gioco. No! È stato molto... No, non so se sia stato fatto apposta. Fortunato, però... Però è stato molto intelligente. Certo. Perché praticamente se... Mamma, bella! Sì. Se tu... Praticamente se la pallina si schianta su qualcosa, e un PG può essere qualcosa, Ness fa in free fall, perché non può continuare a pilotare. Non la può rifare. E quindi niente, si è lanciato sulla pallina e... Guarda, 56 a 0 in tipo 0 secondi. No, ce la fa. Bravissimo, Paul. Vediamo un po'. Purtroppo molto in salita per il Colliccu, però. Vabbè. Gabri li sta giocando molto bene, ha trovato poi qualcosa che mancava. Sì. Fade. Pompellino. Tiene fuori dal ledge, bello, perché Fire è proprio zeccatissimo. Lo vuole buttare giù. Però qui c'è l'ombrellino che la protegge molto. Fa Mary Poppins e Mary Poppins se la protegge un sacco. Colpo di culo in tutti i sensi. No, cosa? Eccola, la Stitch. Ah, eccola. No, vabbè. Eccola. Mamma mia. Giù che qua è skill issue / comunque skill davvero, perché
va a prendere una kill sì di precisione, però anche sicuramente ha dato una mano. Sì, poi considera che in realtà potente. Anche se avesse preso una racco normale forse sì, era peggio perché era peggio perché G connetteva pure una mossa. La Stitch secondo me è solo velocizzato il processo. Vanno Town City, Kalos e Smallville. La chiamo Smallville. Io la chiamo Smallville, non me ne frega niente. Ci sta. Questo è il bastione. Dobbiamo far mettere la mob per mettere la bastione. Già, ci avevo già pensato in fisio. E esiste un progetto 3D del bastione fatto tipo su AutoCAD, mi sembra una roba del genere. E il problema sarebbe implementarlo nel Smash. Motore grafico di Smash. Quello su Castlevania nel frattempo. A scegliere una bella musichetta di altri tempi, direi. Esatto. Non è NES, ma è SNES. Direi, a occhio, giusto? Ok, mi ricordavo bene. Ed eccolo qua. Il bambino al pigiama a righe, NES. La skin di Paul. Skin di Paul contro Peach i capelli della coltre, che non è una skin che è molto bellina. Sì, a me è un piace molto. Non ci sia così, però. Eh? Non c'è, peccato che non ci sia nel gioco originale, poi ci sta. Lo so, una cosa che in realtà ho sempre rimpianto è che a me sarebbe piaciuto avere più. Ah, ci sono molte skin che sono recolor e basta. Sì, sì. Che non mi piace. Invece a me piacerebbe più avere skin tipo, che ne so, quelle di Cloud o quelle di tipo come c'è la Joker, che hai visto che cambia la. C'ha una divisa, cioè. Sia la quelle tuta da Phantom Thief che la divisa accademica. Già a scuola. Penso io cosa vuol dire io giocando a Falco che sono solo recolor. Sì, tipo ad esempio. Ma sono molti così, Però vedi, Falcon ha qualche recolor figo, tipo quello dorato, quello rosa. Tipo le skin di Lucina, a mio parere, fanno tutte schifo. Sono terribili. Stesso per Min. Vediamo cosa vuole fare qua. Aia. Bella. No. Molto fastidioso la B. Lo spermatozo, insomma. E poi la chiappa e la butta via. Ok, sembra che butta fuori un ottimo start. Vediamo se riesce a mantenere la lead. Riesce a chiappare la rapa al volo. Gabri rimane là. Oh, attenzione. Oh, lo prende. Certo, c'è l'aggrappato. E poi lo, bravissimo Gabri che baita la mossa per poi fargli la throw. Eccoci qua. Sì. Riassunto del matchup. E kill. Certo, la rapa lì da la vanello e cazzo che è da un grosso vantaggio perché non si deve esporre per andare a prendere esattamente la recovery, ma molto lenta, ma non solo in questo matchup in generale. No, molto. Peach è molto forte perché è un estremamente cioè uno dei punti di forza che rende Peach rotta è il fatto che se lei ha la rapa in mano è dal fatto che ci può guadagnare così tanto perché può convertire in combo pazzesche da una rapa. Sì. Se Peach ha la rapa in mano tu devi per forza rispettarla, quindi sì. Sulla carta ha vinto il neutral ed è quello che è il punto di forza del personaggio. Oh, qua la avrebbe stata la direzione. Qua sta un attimino troppo. Ok, bello. Bravo Gabri, perché voleva fare la mossa alla Paolo Perla. Sì, ha provato a pollare la Paolo Perla. Ha provato a pollare. Bene, qua Paul sta avendo un buon adattamento, da un smash che non so quale fosse il piano, però ha funzionato e quindi ha ragione Paul. Vabbè, il piano è uccidere, l'ha ucciso, basta. Sì, in un certo senso possiamo dire questo. Il piano è uccidere, ha ucciso, ha funzionato. Ora Paul deve riuscire a non farsi fare quello che succede. Oh, lo sai che è morto? Sì. Qua... saggiamente Paul non ci prova neanche e si prende la victory. Quindi giustamente la vittoria. Non ci sono la stock, sapendo che comunque quello gli ha rapato il vantaggio. Cioè l'avrebbe rapato in parità. Vai. Game 5. Ricordi che devi premere update. L'ho premuto. Ah, ok, allora sì, sono molto bravo. Diciamo premuto stavolta. Sei stato bravissimo. Adesso imparo, piano piano imparo. Voi non li potete vedere, ma in realtà i contendenti sono nel bagno di lacrime e sudore che arriva più o meno alla cintola. La fatica è tanta, la determinazione però per arrivare in finale e perdere con Cartina è molta. Arrivare in finale? E perdere con Cartina è molta. È veramente tanto. È veramente tanto. No,
in loser final. Certo, quindi, però tu, c'è tu, veramente tu non vuoi arrivare al loser final. C'è davvero tanta determinazione per giocare contro Bayonetta. Che bello, sì. Quello è la, però l'obiettivo è ritornare su. No, finito. Certo, ma però sì. Sapendo che se vinco questa vado a giocare contro Bayonetta, probabilmente mi butto giù tre volte per tre game. Ah, va bene, è così bello Bayonetta. No, sto in realtà io personalmente sto scherzando, però Bayo è un PG. Ed è che è nerfata rispetto sì, a sì, ovviamente, 4, sarebbe, però schifo. È comunque un PG abbastanza... che ha le sue cose con questo gioco, ce le ha comunque. Ok. E ha, infatti, tipo, molta parte della community vanno a scegliere. Quando avere Baio si crocca. Fa. Vanno a scegliere una delle. Una colonna sonora di uno dei miei giochi, di un gioco grande, di una delle mie serie comunque preferita, che è Samus. Sono degli primi amori su GBA con Fusion, non sai chi ricordi grande, il gioco. Gran gioco. Gran gioco, giocone. Ripartono, si sono asciugati e abbiamo azionato le pompe per tirare fuori lo schifo che hanno proprio i contendenti. Siamo pronti. Siamo pronti. E via. Esatto, in questo Game 5, Town and City. Quindi Sesto mi hanno detto. Eh? Mi hanno detto che è giusto, il nome giusto è Sesto in realtà nella community di Kaio. Ah, però sì, va bene. Perché praticamente. Adesso in realtà non conosco tantissimo Sesto, però tipo. Vabbè, qua c'è il centro abitato. Guarda lo sfondo. E poi tipo a un certo punto passeremo. Non so in realtà se questo gira o rimane statico. Comunque. La mappa originale inizia a girare su varie cose. In certo punto passa sul museo. Ah, e passa capito. Sul. E infatti gira. Questo è tipo castello. Eccolo, vedi? Bello. Qua peccato poteva fare quello che hai fatto prima. Esattamente quello. Ecco, vedi, tipo questa è la corte del sole. Ah, non sapevo tra loro, incredibile. Bello, e quello tenta lo yo-yo. Doppia rapata in faccia. Cerca la tripla ma non gli va. No. Ok. Molto bene. Qua bello, c'è stata molto. Eh sì, spartono molto agguerriti in questo game 5. Gabri è stato molto bravo a non farsi baitare sul fare una mossa su quello di io. Anche perché giustamente lo io non l'avrebbe preso troppo lontano. Oh. Questa è morta. Non kill. Wow. Sì, è morta. Quella cosa sta a 110 che era più o meno pitch kill. Bravissimo, Gabri non puttana. Però mamma mia che sopravvive alla sfera di pitch a quell'altezza, che quella percentuale. Va di rapina. Oh, Stitch. No, vado in rapina non si può dire perché effettivamente. Eh? Vado in rapina non si può dire perché effettivamente è molto fraintendibile. Beh, oddio, se prendi se togli la Stitch è una rapina a tutti gli effetti. Esatto. Quindi, questa è quella che ti ho detto, quella che fa l'occhiolino. Certo. Questa è normale. Bom. Questa, anche questa è normale. Ok, qui tiene lo scudo saggiamente, suggerì di non mollarlo. Beh. Bella la. Non ci riprova, non va alla combo perché ormai è passata quella percentuale corretta per prendere la combo. Oh. Qua fanno uno scambio di. Sì, fanno uno scambio. Pensavo andasse a favore di Gabri, invece no. Non riesce, di poco non riesce a convertire in un altro colpo. Qua si mangia la rapa, perché deve recuperare giustamente le salute. Sono 2-2, vero? Mamma mia. È combattuto da far schifo questo match. Sì, non, sì. Non cedono. I due giocatori. Non cedono, se le stanno suonando di santa ragione. Qua di poco pitch non trova. In realtà non so se Nessun non l'avrebbe killato. Oh, quella è una Stitch. Però mamma mia, non l'ha, cioè, l'ha preso nel gioco ma non l'ha preso come frame. L'ha preso solo nella grafica in sostanza. Oh. Uno scontro epico. Qua e nessuno c'è niente. Là quando sei all'angolo e Nessun inizia ad applicarti le mosse su scudo è veramente difficile. Fascioso. Sì. Oh. Ah, no, purtroppo non ce l'ha, fa, l'ha non mandato ce l'ha nello stage. Non ce l'ha fatto. Ness era qui, se sì. L'ha preso così. Qua Peach, qua Peach può fare questa roba. Sì, ci devi fare la via, la scorciatoia al contrario. Ce la prende, però è giusto. Ah, vediamo un po'. È fastidioso. È fastidioso. Bravo, il fatto che non ti uccide mai. Quindi, sì. Tipo, finché riesci a non farti condizionare sul non fare cazzate. Sì, sì, okay. Però è molto fastidioso, perché comunque sì, ti obbliga a fare delle cose stupide e Nesne può approfittare perché va a prenderti esatto. su quelle robe brutte che tanto piacciono a Nesne. Vediamo un po'. Oh. Ok, sberla. Bane, non permette. Schivata, allora, mollando. Se Paul trova la kill in questo momento, secondo me è ancora una partita. Guarda, smash è una cosa bella che difficilmente, a volte ti
cambia molto la prospettiva. Sembra finita e invece va a non finire più. Oh, down throw. Down. Basta. Voleva stare, in realtà, per citare una persona, sta prendendo la sicurezza per certi versi. Non sta andando a pensarlo troppo, ma sta cercando di aspettare il suo errore. Vabbè, qua veramente ha usato troppo Gabri, un po' troppo pretenzioso. Però vabbè, 116-0. Non ha detto una cosa. Però è Ness. È Ness. È Paul. È Ness. È Paul che pilota Ness. È morto. No, oh, di poco. Mamma gli ha proprio fatto cazzo. La coroncina. Gli ha proprio fatto la pedicure. Gli ha fatto la pedicure, sì. Però sta bella la. Usare la, come si chiama, il flash per andare a fare il fake, farli sprecare la rapa e recuperare il watch. Sì. Una bella idea. Peccato non l'abbia premiato perché poi comunque è andato a vincere il pitch. Quindi Gabri si prende il 3-2. E vai, loser final contro Bayonetta. L'altra volta per Gabri non è andata bene. Si è preso, per usare un termine tecnico, una passata di colpi molto forte. Quanto è andato? 3-0? Sì, si è preso mi sa 3-0 o 3-1. Che brutto. Molto molto brutto come cosa. Bene, nel frattempo che contendenti si sistemano. Esatto, nel fatto che i giocatori si sistemano, io faccio un attimo una pausa. Un bagno. Eccomi qua. Commento io con Paolo. Vieni. Ciao Paolo. Paolo. Il cileno. Isleg. Isleg. È scritto proprio così. Isleg. È proprio lui. Quello che poteva battere per sempre nel backrooms qua dietro. Ah, a Gabri però. Quanto sei grosso? Anzi, se fai pitch io faccio. Mila. Fai pitch. Gabri, vieni, Gabri. Vieni. Fai pitch. Io faccio. Che come si toglie la telecamera? Non la voglio.